Requiem per uno psicodramma ideologico. A 76 anni se ne va Vladimir Bukovsky, snodo della dissidenza sovietica dell'epoca brezhneviana. Bukovsky denunciò con un documento clandestino l'uso della psichiatria da parte del regime sovietico contro gli oppositori. Per questo venne internato e scambiato nel 1976 con il leader comunista cileno Luis Corbalán, all'epoca prigioniero della giunta del generale Pinochet. Nello stesso anno Bukowski se ne andò a vivere nel Regno Unito e fece un dottorato in biologia a Cambridge, concentrandosi in particolare sulla neurofisiologia. Nel 2007 si candidò alle elezioni presidenziali russe con un comizio nel centro di Mosca, ma la sua candidatura venne respinta dalla Commissione elettorale centrale della Federazione Russa. Nel 2015 finì sotto accusa per possesso di immagini pedopornografiche. La sua morte è giunta prima della sentenza definitiva. Группа ученых, если нас происходящее сегодня в этой стране, нас